Sono stupito dal fatto che si parla di tecnologia come un'entità aliena. In verità bisogna ricordare che la parola tecnologia non ha niente di moderno. Tecne, il logos, il discorso sopra l'arte della manipolazione con le mani. Quindi chi ha fatto tecnologia è l'artigiano, è il pioniere, però è vero che storicamente la tecnologia sin dall'origine è cominciata a evolversi esponenzialmente e divenne industriale circa 300 anni fa. Quindi abbiamo perso probabilmente la pionieristica e l'artigianalità e siamo passati a definire la tecnologia industriale, rivoluzionaria. Rivoluzionaria perché in un momento dato, qui stiamo 300 anni fa, motore a vapore, non si sapeva, non si sarebbe mai potuto immaginare al principio di questa fase che cosa sarebbe successo dopo. E si è ripetuto. Si è ripetuto circa 80 anni dopo, con la seconda grande rivoluzione industriale, l'invenzione del motore a scoppio, l'automobilismo, l'aviazione, e si è ripetuto. La terza volta, dopo la seconda guerra mondiale, l'avvento dell'information technology e quindi la potenza di calcolo e quello che conosciamo oggi. E si è ripetuto. Siamo qui oggi e parliamo di Industria 4.0, che è rivoluzione industriale quarta. E questa è un altro mondo. È un altro mondo perché la sequenza di queste rivoluzioni non è lineare. L'impatto che ognuna delle seguenti ha avuto e avrà su di noi è infinitamente superiore, esponenzialmente. E questo bisogna capirlo subito. Perché quando, Marco, lei parlava prima di impatto, io riassumo tutto quello che lei ha detto dicendo che ci sono quattro grandi pilastri della rivoluzione quarta. La genetica, la capacità e la possibilità dell'uomo di giocare con il codice della vita. Quindi diventare Dio, facendo di te una persona diversa biologicamente. Vedo la testa che fa così. Anche quando andavamo e parlavamo di andare sulla Luna, c'era gente che faceva così. E certo, quando si è parlato della possibilità di fare un telefono senza fili, c'era qualcuno che faceva così. C'è sempre qualcuno che fa così. E ci sarà sempre. Genetica, diventiamo Dio. Robotica, creiamo entità intelligenti che vivono con noi, giocano con noi, o probabilmente entreranno in relazioni amorose con noi. Stiamo creando entità intelligenti, artificiali. Nanotecnologia, qui si sta giocando con la materia, la possibilità di trasformare software in materia e materia in software, la possibilità di materializzare qualcosa inviandole un segnale wireless. Questo è veramente la frontiera della tecnologia nano. E poi il Graal supremo, l'ultima invenzione dell'uomo. Dopodiché l'uomo può anche andare in vacanza. L'artificial intelligence, che non vuol dire una macchina come il Siri che ti dice dov'è la via Tolmezzo. Qui stiamo parlando di artificial intelligence, che sono delle entità superiori all'uomo, non una volta, milioni di volte. Il giorno in cui ci sarà l'artificial intelligence, il seguente giorno, è un altro mondo, perché le invenzioni le porterà avanti questa entità, che non sarà un individuo. È un concetto molto ampio di intelligenza artificiale. Probabilmente noi ci fonderemo con questa intelligenza.